Estate 1943. Dopo i porti e le città del sud Italia, i bombardamenti degli alleati si spostano al nord, su obiettivi strategici come Genova, Torino e Milano, la città più colpita del settentrione. Tra le zone distrutte c'è anche quella dove si trova l'officina elettromeccanica di Guido Borghi, che decide così di trasferirsi in provincia di Varese, a Comerio. Siamo vissuti lì, siamo nati lì, le nostre abitudini, i nostri locali, i nostri sentimenti, le nostre amicizie. La strada da dove abitavamo noi per andare a scuola, tutte le mattine a piedi. Padre e di mio nonno si vede il lago di Varese, si vede questo fantastico arco del Monte Rosa, questo massiccio straordinario, sempre innevato. Lontana da Milano, Milano bombardata, Milano dalla ricostruzione, e si è tornati in quel di Comerio e lì si è iniziata una nuova attività. L'epoca della ricostruzione dell'Italia, perché gli italiani avevano bisogno anche di elettrodomestici. Da un artigiano milanese compra un ferro da stiro in ceramica e anche il marchio, Ignis, dal latino Focus, il nuovo simbolo del focolare domestico. L'officina elettrodomestici Ignis di Guido Borghi e figli, Giovanni, Gaetano e Giuseppe, comincia la produzione di fornelli da cucina a gas ed elettrici e diventa presto famosa anche a livello internazionale. Giovanni intuisce che il mercato delle cucine a gas sarebbe presto diventato saturo e si dedica ai frigoriferi. Giovanni Borghi è uno dei simboli dell'Italia industriale negli anni del boom economico e con un'attenta campagna di comunicazione lega immagine e nome dell'azienda alla sponsorizzazione sportiva. Nella squadra Ignis entrano campioni del ciclismo, del pugilato, della pallacanestro, del calcio. Varese, la città giardino per i tanti parchi che la dipingono di verde, appartenenti a ville sorte soprattutto fra il XVIII e il XX secolo. Ville di proprietà di nobili e industriali arrivati soprattutto da Milano. Luogo di villeggiatura dell'alta borghesia, la terra dei sette laghi ai piedi delle prealpi lombarde, il cui nome sembrerebbe derivare dal celtico vara, che vuole dire appunto acqua. Con Borghi, la squadra di calcio di Varese tocca il punto più alto, settimo posto in Serie A. Al francosolo accadono squadroni come Milan, Inter, Roma e soprattutto Juventus. Anastasia e la Juventus, un destino che sembra scritto. Quando Pietro arrivò a Varese ed io avevo la responsabilità del settore giovanile, rimasi un po' impressionato quando incontrò mio padre, perché la sua voce, una voce profonda, tenebrosa. C'ero anch'io e quando ho visto che aveva avuto una reazione di timidezza, gli ho detto sì, ma non ti preoccupare, che tanto il suo cuore è grande. È stato Anastasi, è stato Pietro, difficile paragonarlo a qualcun altro. Ho conosciuto tanti grandissimi giocatori, ho frequentato tanti grandissimi giocatori sia da calciatore che da allenatore, ma un uomo semplice come lui non l'ho mai trovato, semplice, spontaneo, sincero, leale. Io credo che non abbia detto mai una bugia, che non abbia detto mai niente di male a nessuno. Pietro Calciatore era un giocatore moderno che farebbe la fortuna degli allenatori di oggi. Lui faceva il reparto da solo, si muoveva come un fulmine, veniva incontro, andava sul lungo,
tagliava, prendeva palla, partiva, apriva gli spazi e poi se c'era una palla che girava in aria lui era talmente rapido che faceva gol. Quindi un giocatore modernissimo, veramente un giocatore attuale. Dicevano si fa lo stop all'Anastasi, perché lui faceva lo stop, gli scappava il pallone a 3 metri, però arrivava sempre lui. Velocissimo, 3-4 metri non lo beccava nessuno e allora diventava difficile a marcarlo. La sua semplicità e la sua modestia è riuscito a conquistare tutti. Di star con il Pietro perché era semplice, non faceva pesare che lui era Pietro Anastasi, nazionale, capitano e chi era. L'orgoglio, la volontà e la modestia. Pietro aveva un grande merito, oltre che ad essere un grandissimo campione, il grande merito della generosità. Era un uomo che in una partita dava sempre tutto. Io mi ricordo, era certamente il più allenato e più atletico, ma quando finiva il primo tempo e lui entrava negli spogliatoi, soffiava ancora per quanto aveva corso, non si fermava mai. Un numero 9, perché allora erano numeri 9, che corresse così tanto non ce n'erano. Erano molto egoisti, pensavano solamente al gol e quindi pensavano di fare gol con la lucidità e col colpo. Lui lo faceva con lucidità, col colpo, ma anche con tanto movimento. Eravamo una banda di ragazzi che giocava in Serie A, che si trovava a fare allenamento tutti i giorni e fuori dal campo come propri amici. Avevamo le ragazze che poi abbiamo sposato, che erano amiche tra di loro, quindi era una vita insieme, una vita passata lì alla casa dell'atleta, lì dove sono le piscine, alla Ignis, allora era ancora Ignis. Febbraio 1968, campionato di Serie A. La Juventus arriva a Varese, in casa della terribile matricola allenata da Bruno Arcari, una squadra birbante e spensierata, quella che ha chiuso il girone di andata al secondo posto in classifica, con 2 soli punti di distacco dalla capolista Milan. Gli spalti del Franco Ossola non bastano a contenere la folla che invade il rione di Masnago. Il tabellino ufficiale parla di 19.700 spettatori paganti, ai quali vanno aggiunti i 4.000 abbonati. La partita finisce 5-0, con reti di Vastola, Leonardi e tripletta di quel 19enne catanese, Pietro Anastasi. In questo campo si sono giocate partite memorabili, soprattutto a cavallo fra gli anni 60 e 70, quando il Varese era della famiglia Borghi. Qui, nel 1968, la Juventus ha perso 5-0, con tripletta del giovane Pietro Anastasi. Io ero a letto quel giorno, avevo la febbre a 39, avevo le placche in gola già dalla partita precedente con la Sampdoria e sentivo per radio tutti questa grandinata di gol. Entrando dalla vecchia spogliatoia, che c'era una scalinata interminabile, non finivano mai, già si sentiva tutte le voci, i canti di bianconeri. Lui sembrava di giocare fuori casa, però dopo, mentre si giocava, cresceva il bianco-rosso. E dopo la fine era una cosa che ti sei accorto che era una cosa eclatante. Capita una volta sola nella storia.
dopo la partita, quando tornavano verso casa, le persone che non avevano visto la partita chiedevano: ma cosa ha fatto, come è finita la partita? E dicevano 5-0. Porca, la Juve vi ha dato una bella batosta, eh? E lui diceva: no, 5-0 per il Varese, non per la Juventus, abbiamo vinto noi. E tutti rimanevano a bocca aperta, perché comunque era una cosa straordinaria. Arrivare a Varese, dopo essere stato 18 anni a Catania, che mi ero mosso un po' poco, non ero andato tanto lontano. C'era Borghi, che Commenda, chiamato come una grande persona, che faceva anche paura, cioè paura quando parlavo con questo vocione così, sai, io ragazzino 18 anni arrivando, ero un po' intimidito da questo personaggio così famoso, così, però alla fine insomma era una persona alla mano. A Varese io ho trovato delle persone eccezionali come Casati, che lo chiamavano tutti mio papà, la squadra mi dicevano che era il mio secondo papà, e poi un grande personaggio, che il grande Alcari, che il mio allenatore era il papà di tutti, perché non sembrava neanche un allenatore, tanto era bravo, tanto era buono, però ha avuto dei grandi successi, la squadra lo seguiva, si è preso anche lui delle grosse soddisfazioni. Io ho cominciato a essere convocato con la nazionale mentre giocavo a Varese, e c'era Picchi, Pauro Picchi.